Noi partecipiamo per il secondo anno al Giro E, il giro con la pedalata, con le biciclette elettriche a pedalata assistita, e insieme a noi ci sono anche altre squadre, è organizzato lo stesso dall'RCS Sport, cioè dal Giro d'Italia, e tra i nostri ciclisti, quelli che ospitiamo nella nostra squadra, ci sono tour operator o influencer o giornalisti da tutto il mondo, dalle nostre sedi. Chiaramente quest'anno solo dei paesi che possono venire, cioè quelli più vicini dall'Europa, però hanno la possibilità, venendo, di vedere l'Italia, i suoi paesaggi, e anche, diciamo, ieri hanno potuto vedere quello che è la panoramica, tutto quello che c'è intorno a Pesaro e il Mar Adriatico, e quindi questo è il modo migliore adesso, in questa situazione, per promuovere il turismo italiano, in Italia e anche all'estero. È un'occasione, diciamo, per tutte le città che sono attraversate dal Giro d'Italia, anche e soprattutto perché il giro solitamente passa per territori che non sempre sono al centro del turismo italiano. Adesso non è il caso di Pesaro, ma tutte le parti interne, tutto quello che abbiamo visto già in queste prime 10 tappe, è, diciamo, un esempio vero di quello che è l'Italia e che potrebbe, diciamo, invogliare tutti i turisti che vengono solitamente per altre de destinazioni principali a vedere anche quelle secondarie o quelle che non hanno ancora visto.